un'iniziativa importante, la prima iniziativa credo che presente nel Mezzogiorno d'Italia, ma credo complessivamente in tutto il territorio nazionale, dove ragazzi con diversamente abili attraverso la cooperazione sociale si impegnano per realizzare un progetto importante come quello della creazione di un giornale che è stato organizzato da loro, seguito da loro, e in particolar modo grazie all'ordine regionale, insomma dei giornalisti, hanno ottenuto nei giorni scorsi anche il tesserino di giornalisti pubblicisti. Quindi io credo che queste sono iniziative innovative importanti che l'amministrazione comunale deve continuare a seguire, e lo faremo sicuramente anche nella prossima programmazione della triennalità nel piano sociale di zona regionale. Essere in Calabria all'interno che stiamo rappresentando qui stamattina è un'eccellenza. Io ricordo ancora quel giorno dell'inaugurazione, quando stavamo al centro sociale, quando abbiamo chiesto ma a chi ha lavorato con i ragazzi, perché questa è la cosa importante, insieme ai ragazzi e i ragazzi che sono stati lì a imparare, insomma, ad ascoltare, e questa all'interno della programmazione del piano sociale di zona per la prossima triennalità. Proprio di scrittura sportiva che si terrà nel mese di settembre, non abbiamo ancora la quinta sezione dedicata ai social network, che sono una forma alternativa al classico sito di informazione. Sono presenti qui a tutti quelli che hanno fatto parte della vostra squadra, ai ragazzi, ma la cosa divertente sai qual è? Che io dicevo a papà che era un professore di lettere, non un giornalista, quindi adesso mi viene intitolato un premio che è fantastico e non posso far altro che ringraziarvi, sono orgoglioso di aver dato anche un sostegno a voi, no? Con le trasmissioni, è stato bellissimo, con i servizi che Telediocesi fornisce, quindi bello, complimenti davvero a tutti, soprattutto ai ragazzi, continuate così, grazie. E come vi dico, Nino Serastani e quanti altri sono intervenuti nel corso del nostro incontro questa mattina, in particolare saluto il figlio di Zaccaria Portaglione, e meno amici in famiglia. Come no? Mi sono chiamato Lucio. Lucio, sì, sì, chi lo conosceva da una vita? Cioè, la mia famiglia con Lucio è di un'amicizia storica. Quindi questa iniziativa di Martin Hoffman del viaggio di Stato mi sembra assolutamente necessaria e di grande capacità. L'iniziativa di questa mattina ha una serie di aspetti valoriali. Da un lato sicuramente il dato che simbolico che da un valore aggiunto all'iniziativa, per quella convinzione dei giovani salernitani di prendere un tesserino di pubblicista. È una cosa importante perché da un lato consacra una capacità della scuola di fornire i saperi sufficienti affinché questo possa essere celebrato, dall'altro anni che hanno con il loro percorso di studi, con le loro capacità intellettuali, raggiunto l'obiettivo che secondo me è assolutamente il nostro territorio per quanto riguarda le politiche sociali. Brevissime considerazioni veramente perché è stato detto sostanzialmente tutto. Noi per le politiche sociali abbiamo sempre un occhio attento, lo accennava Giannino nel suo intervento. A fronte dei tagli di trasferimenti statali che hanno portato i trasferimenti da 60 milioni di euro a 27 milioni di euro, peraltro a bilanci consolidati, l'amministrazione non ha spostato un centesimo dalle prerogative delle politiche sociali. Non abbiamo spostato un centesimo, cioè abbiamo sostenuto con fondi di bilancio, facendo capriole, salti mortali di carpiati con abitamento, abbiamo fatto in modo che non un millimetro fosse perso rispetto alla presenza del Comune di Salerno per quanto riguarda le politiche sociali. Il villaggio di Esterbane